Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ormai nel mese di settembre, quindi come di consueto, anche se da una location diversa, video sulle novità editoriali. Il primo non potevo assolutamente non inserirlo, si intitola Cuori Arcani ed è la storia di una ragazza ancora minorenne per pochi mesi che rimane assolutamente da sola, non ha più nessun parente, muore la nonna che era l'ultima rimasta in vita e deve trasferirsi in una casa famiglia. Della nonna ha pochissimi oggetti, tra cui un mazzo di tarocchi, carte per lei misteriose, carte che non conosce, avvolte in un panno di velluto, ma che lei vuole conservare e portare con sé. Arriva in questa casa famiglia e conosce un ragazzo molto misterioso, molto particolare, che sembra però capirla al volo come nessun altro mai era riuscito a fare. Tra i due nasce un'intesa profonda, nasce un legame molto stretto, però di lui nessuno sa assolutamente nulla. Inoltre c'è un destino molto crudele che sta per ostacolare la loro storia e solo lei può opporsi a questo destino, però per farlo deve iniziare un percorso di conoscenza di sé e abbandonare antiche paure. E forse proprio nel mazzo di tarocchi della nonna riuscirà a trovare la strada per riuscirci. Non potevo non inserire questo libro che sicuramente cercherò di recuperare e di leggere. Il secondo libro si intitola Fu sera e fu mattina ed è stato scritto da Ken Follett ed è il prequel dei Pilastri della Terra. Vedremo quattro personaggi, quattro vite che si intrecciano nei secoli più bui del Medioevo e il libro finirà esattamente dove inizia la storia dei Pilastri della Terra. Il terzo libro si intitola Poirot, tutti i racconti di Agatha Christie. Questa è semplicemente una raccolta di racconti di Agatha Christie con protagonista il detective Poirot, ma io l'ho inserito non tanto per i racconti, che comunque sono carini, ma perché questa è un'edizione illustrata, quindi ci sono delle bellissime illustrazioni d'epoca in bianco e nero, quindi mi sembrava interessante, comunque carino, darci un'occhiata. Il prossimo libro si intitola Solo tre regole ed è la storia di un uomo che si sveglia di notte su una spiaggia con una camicia macchiata di sangue, ma nessuna ferita. Non ricorda assolutamente nulla di sé, non ricorda nulla del suo lavoro, del suo nome, della sua vita, assolutamente buio totale. Cerca di recuperare il suo passato e emerge che non solo era capace di atti violenti, ma che era un uomo anche abbastanza conosciuto nel suo paese. Mentre cerca di recuperare il suo passato con un'astuta violenza, perché è abbastanza violento ma è anche capace di atti molto intelligenti, c'è un ragazzo che lo affianca al quale insegnerà a sparare e non solo. Questo l'ho inserito perché mi sembra un thriller, comunque un libro abbastanza misterioso. Devo dire che su settembre non ho trovato tantissimi thriller, non ho trovato tantissimi libri di questo genere, quindi ho cercato di fare una selezione e ho recuperato ben pochi libri perché gli altri, devo essere sincera, non è che mi interessassero tanto. Comunque, al di là di questa parentesi, arriviamo all'ultimo libro che si intitola Pimpernel, una storia d'amore. È la storia di un giovane scrittore molto riservato e ambizioso in viaggio a Venezia in cerca di un'ispirazione per una sua nuova opera. Si imbatte in una donna molto affascinante che lo incuriosisce, che lo attrae. Tra i due nasce un'intesa, si frequentano e si innamorano, però lei ha un segreto, un mistero dal passato che la rende infelice e che rende impossibile la loro storia d'amore. Questi sono i libri che ho selezionato per il mese di settembre. Fatemi sapere che cosa volete leggere voi, ovviamente anche se ci sono libri che io non ho citato. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.